Ciao fragoline, allora, questo è un video speciale. Come leggete dal titolo, faccio una ricetta che non ho mai fatto, torta al cioccolato. Però questa volta la faccio, diciamo, quasi inventata da me. Diciamo quasi perché qualche ricettina, cioè qualche ingrediente, lo metterò io. Per cui non so cosa verrà fuori, ma spero che verrà fuori qualcosa. Per cui, vedete la ricetta. Yeah, iniziamo bene. Comunque, detto questo. Allora, in breve, facciamo la torta al cioccolato. Per cui vi faccio vedere come si fa la torta al cioccolato. Ripeto, fatta da me, tra virgolette. In più, a fine video, facciamo il mukbang, cioè assaggio in diretta come è venuta la torta. Non so se vi ricordate e chi mi segue, ovviamente chi guarda tutti i miei video, sanno che io avevo fatto un video mukbang dove io avevo detto di lasciarmi i commenti sotto per vedere, cioè per vedere se nel prossimo video cosa volete che io mangio. E ho ricevuto un po' di commenti. Questo video sarà, diciamo, un po'. Dovevo farlo prima, ma essendo che ci sono vacanze, eccetera, non l'ho fatto. Comunque, questo è un video richiesta di una ragazza che il suo canale si chiama Betty82, se non mi sbaglio. Se l'ho detto bene, se no lo scrivo qua. Me l'ha richiesta una ragazza di questo canale, Betty82. Mi aveva richiesto in un video, adesso vedrò se riesco a trovare il commento. Spero di mettervelo qui così almeno lo leggete. Dove lei dice: perché non fai un mukbang con la torta di cioccolato? Però questo video l'avevo fatto da un bel po'. Per cui è un po' in ritardo, ma scusate, ma chi se ne frega. Non so quando lo vedete questo video. Comunque, iniziamo la ricetta e poi a fine video assaggiamo insieme, tipo un mukbang insieme. Per cui questo è un video speciale. Per cui grazie a Betty82 di questa richiesta di mukbang alla torta di cioccolato. Farò altre richieste che mi avete già, diciamo, scritto, ma ancora non l'ho fatta e sono un po' indietro. Detto questo, smetto di parlare perché sennò parlo troppo. Un bel like, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Seguitemi su Instagram, mi sto impappinando. Seguitemi su Instagram e lasciate un bel commentino qua sotto se vi piace questo genere di video, cioè ricetta fatta in casa più mukbang insieme. Iniziamo perché sennò mi impappino. Vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, per fare la torta al cioccolato, gli ingredienti sono 5 uova a temperatura ambiente, per cui fuori dal frigo, 150 grammi di zucchero che ovviamente ho messo qua, la vanillina, io uso questa qui, però siccome di sicuro non si sente ne metto due bustine, ma voi potete usare la fialetta o altre cose, sempre vanillina, 75 grammi di farina e 75 grammi di fecola di patate e ovviamente un pizzico di sale, poco poco. Questi sono gli ingredienti per fare la torta. Invece per la decorazione, cioè, mi stavo dimenticando la cosa fondamentale. Io metto il cioccolato, ovviamente, dentro l'impasto, che è già tritato. Cioè, praticamente avevo due barrette di cioccolato e le ho tritate, che hanno fatto diventare praticamente cioccolato. Adesso non so quanti grammi sono, ma qua vado occhio. Comunque, per farla diventare, diciamo, cioccolato, metto dentro questa qua nell'impasto che adesso vediamo quanto è, e invece sopra per la decorazione facciamo la glassa al cioccolato, che è questa qua, praticamente la metto sopra, dovrebbe diventare così. Loro la chiamano tipo, adesso non mi viene il nome, comunque credo che avete capito, praticamente dovrebbe essere così, cioè sopra mettiamo questa glassa di cioccolato che poi vediamo insieme come farla. Sono 125 grammi, dobbiamo solo aggiungere l'acqua, che c'è scritto qua come farla, e poi la glassa è pronta. Per cui questo lo vediamo a fine video, cioè a fine cottura della torta.
Questi sono gli ingredienti, questa è la decorazione, iniziamo la preparazione. Ho fatto rima perché sennò questo video dopo dura troppo, per cui iniziamo la preparazione. Allora, io uso il mixer, quello che mischia bene gli ingredienti perché sennò ciao. Allora, ho messo dentro le 5 uova e 2 bustine di vanillina. Per cui, dopo aver messo le uova, la vanillina e un pizzico di sale, che adesso vado a metterlo. Ok, proprio un pizzico. Andiamo a mischiare per 15-20 minuti, quando ovviamente le uova sono mischiate bene. Direi che è pronta, deve diventare così. Aggiungiamo un po' alla volta lo zucchero, intanto che la macchina è in funzione, per cui poco alla volta mettiamo lo zucchero. Per cui rifacciamo andare, non so perché, ok, e mettiamo. Dopo che l'impasto è pronto, prendiamo la farina, spero che si vede. Allora, dobbiamo setacciare la fecola di patate e la farina. Le setacciamo tutte e due e le mettiamo nell'impasto. Scusate se uso il cavalletto per riprendere perché non so mai come posizionarlo. Comunque ve lo faccio vedere così. Farina e pecora, ok. E adesso con la spatolina mischiamo dal basso verso l'alto senza smontare quello che abbiamo praticamente mischiato. Per cui questo è un procedimento un po' delicato, specialmente se fate il pan di Spagna così. Per cui dovete fare così e amalgamare la farina. Mischiare bene gli ingredienti. Non è facile perché se si smontano le uova e tutto quello che abbiamo fatto, poi la torta non viene. Deve fare le bollicine. Se vedete, io non so adesso se si vede, ma ci sono le bollicine. E se ci sono le bollicine vuol dire che, cioè i buchi, bollicine, quelle cose lì, vuol dire che va bene. Io vado avanti così perché sennò non riesco e mi fa male il braccio. Comunque continuate fino a quando non vedete che la farina e la fecola sono mischiate bene, continuate a fare così. Dopo fatto questo mettiamo un po' di cioccolato. Io vado d'occhio perché ad esempio lo metto così. E vado d'occhio. Quando sarà, diciamo, tipo marrone così, vuol dire che potrebbe bastare. Per cui vado d'occhio, ne metto un po' e vediamo come viene fuori. L'impasto è pronto. Ovviamente sono praticamente tipo scaglie di cioccolato, per cui è venuta così. L'ho messo tutto perché secondo me sembrava poco. E niente, questo è il risultato dell'impasto. Deve venire così. Adesso prendiamo la teglia, la imburriamo, facciamo
La taglia deve essere da 24 centimetri, per cui ho imburrato la teglia per far sì che non si attacca la torta e ho messo il burro, per cui adesso mettiamo l'impasto nella teglia. Ok, torta messa. Accendiamo il forno, io adesso lo sto, diciamo, riscaldando. Ho messo 160, dipende ovviamente dal vostro forno. Io lo faccio andare praticamente 45 minuti, però dovete fare la prova stecchino, perché giustamente dovete vedere il forno che avete e la cottura, per cui io metto 45 minuti. Quando è pronta si vede dallo stuzzicadente e fate la prova, no? Per cui adesso facciamo riscaldare il forno e la mettiamo dentro. Vabbè, credo che sia già un po' riscaldato, per cui potremmo fare così. Ovviamente la torta si deve gonfiare, per cui ci vediamo dopo quando la torta si è raffreddata e ovviamente è pronta. Ci vediamo dopo. Ok, allora prepariamo la glassa al cacao. Allora, questa bustina mi dice di portare ad ebollizione dell'acqua in un pentolino, per cui ho già messo l'acqua, l'accendiamo e aspettiamo che bolle. Dopo che bolle l'acqua, spegnere ed immergervi la bustina per 7-8 minuti, per cui dobbiamo contare, cioè metto il timer di 7-8 minuti. Ovviamente questo non riesco a farvelo vedere perché sennò devo usare l'altro telefono. Per cui questa bustina qui non la dovete aprire. Io infatti ho detto, ma devo metterlo dentro? No, devo lasciarlo così, metterlo dentro così per 7-8 minuti. Quindi asciugarla e manipolarla per qualche secondo in modo che la glassa al suo interno si sciolga in modo uniforme, cioè per far sì che la glassa sia bella sciolta dentro la bustina. Quando abbiamo fatto sciogliere la bustina, il composto che c'è dentro, dobbiamo tagliare la busta nell'angolo superiore dove c'è ovviamente questa forbice qua. La tagliamo e la versiamo subito sul dolce raffreddato. Poi, ovviamente, con l'aiuto di una spatola o di un coltello dobbiamo riempire i bordi e ovviamente dovrebbe diventare così. Vabbè, dentro non c'è, diciamo, questo, ma lo volevo fare, ma niente. La facciamo così, la prossima volta la facciamo diversa. Comunque. Ok, l'acqua bolle e la mettiamo dentro. Mettiamo così e aspettiamo 7-8 minuti. Ci vediamo dopo. Prima ho sbagliato. C'era il fuoco che andava, ma invece il fuoco deve essere spento, perché alla fine non mi sono neanche ricordata di spegnere il fuoco e di lasciarlo a bagno per 8 minuti. Infatti è ancora a bagno, però diciamo che è molle. E mancano 3 minuti. Dopo lo tiro fuori e lo asciugo. E dovrebbe essere, dopo vediamo, lo sbattiamo un po' e dovrebbe essere già pronto. Ok, allora torta pronta, cotta e ovviamente cioè, raffreddata. Adesso mettiamo la glassa per ovviamente decorare la torta. Glassa è pronta. Io uso la spatolina. Lo apriamo. E lo versiamo sopra.
Questo è il risultato finale, direi che la torta è venuta come la volevo io. Ed è perfetta. Adesso aspettiamo che si asciuga il cioccolato, perché sennò poi... Oh, ci sono qualche buchino. Vabbè. Comunque questo è il risultato. Adesso dopo che si asciuga tutto il cioccolato, perché nei bordi un po' si è asciugato. L'ho fatto anche nei bordi. Comunque direi che il risultato è ottimo. Torta al cioccolato. Venuta. Volevo scrivere qualcosa così, però vabbè, lasciamola così. Una cosa semplice, che così non ci roviniamo la vita. Perché sennò la decorazione viene brutta. Invece così, semplice cioccolata, direi che è perfetta. Aspettiamo che si asciuga un po' il cioccolato e poi iniziamo al mukbang. Allora, il cioccolato diciamo che si è asciugato bene. Per cui, tranne però questa parte qua. Per cui, siccome io non ho tanta fame e sto cercando di mangiare, cioè mangio pochi dolci, ne taglio un pezzettino, tanto per vedere com'è venuta. Una torta. In più avevo detto che facevamo il mukbang, per cui non la mangio tanto, ma solo. Oh. No, ho tagliato un po' troppo. Volevo un piccolo, piccolo invece. Ok, voilà. Allora, direi che si presenta bene. Questo è il risultato, che si vede tutto il cioccolato e questo è quello che c'è dentro. Proviamo a assaggiarla. Ok, direi che ne ho tagliato un po' troppo, perché io, cioè, a me piace il cioccolato, però non così tanto. Io l'ho fatta perché volevo provare questa ricetta. Proviamo ad assaggiarla, a vedere com'è, anche se ho preso una fetta un po' troppo grande, secondo me. È da un bel po' che non mangio dolci, però vabbè, ogni tanto. Allora, buono è. Il problema è che dentro, proprio nel pan di Spagna, si sente poco cioccolato. Per cui le scagliette di cioccolato, perché sono scagliette di cioccolato, non si sentono. Secondo me dovevo mettere la crema tipo la Nutella, così per far sciogliere. Però non è male. È buono, perché si sente il cacao dentro il pan di Spagna, anche se in teoria non è un... però si sente il cacao e scusate che mi hanno interrotto perché pensavo che era il corriere, invece non era il corriere. Comunque, allora, provatela a farla perché è buona. L'unica cosa che vi consiglio è di mettere tipo una crema dentro, tipo crema cioccolato, così. O la fate voi, oppure la mettete. Io direi che è buona. L'unica pecca è che si sente poco. Però grazie a questa glassa, secondo me, non si sente di più. Non è male. Buono, buono. Allora, sinceramente è la prima volta che faccio una torta al cioccolato, perché ho sempre fatto le torte tipo panna, chantilly e tutte queste cose qua. Se non l'avete vista,
Andatela a vedere nei video vecchi. Comunque buona. Io sono all'idea che se c'è troppo cioccolato è pesante per me, perché mi piace il cioccolato, ma dopo un po' diventa pesante. Però secondo me così va bene. È leggermente giusta, con un po' di cioccolato e si sente il cacao. L'unica cosa è che forse è un po' asciutta, perché il pan di Spagna è asciutto. Però è asciutto perché non ho messo la crema. La prossima volta la faccio così, ma con dentro la crema di cioccolato. Se volete la ricetta con la crema dentro, ditemelo che lo facciamo insieme. Allora, questo video non so quando va su. Io lo sto registrando a novembre. Probabile che andrà su prima, probabile che andrà su a gennaio, febbraio, l'anno prossimo. Per cui non so come quando metterò questo video. Ringrazio Betty82 per aver chiesto questo video mukbang al cioccolato. Ovviamente io l'ho fatta un po' diversa. Se vi piace questa tipologia di video con ricette, con le ricette che faccio e mukbang insieme, fatemelo sapere sotto in questo video. Piano piano riuscirò a fare video di quello che mi chiedete voi. Niente, questo video non so quanto è durato perché sono tante clip, specialmente quando registro le ricette, sono tante clip, non è solo una, per cui ce ne sono tante. Non so quanto è durato questo video, per cui mi dispiace se è durato tanto. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questa torta vi sia piaciuta. La decorazione secondo me va bene, per fortuna. E niente, è venuta buona. Provatela, se per caso fate le mie ricette, taggatemi su Instagram, che poi faccio come ricette in pochi minuti, ve le metto nella story. E niente, lei lo sa come dice lei. No, vabbè, a parte gli scherzi, se voi fate le mie ricette, taggatemi su Instagram, che sarei felicissimo. Ovviamente tutte le ricette, anche quelle vecchie, da un bel po'. Detto questo, non ci vediamo al prossimo video perché sarà durato troppo. Spero che questo video speciale vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per seguirmi, grazie per vedere tutti i miei video. Un bel mi piace a questo video, un commentino qua sotto. Seguitemi su Instagram, ovviamente. Attivate la campanellina, che così almeno vi arrivano le notifiche nei miei video. Poi, non mi ricordo più. Va bene. Credo che ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!